Benvenuti nella nostra rassegna di interviste nel mondo dell'arte del restauro. Io sono Cecilia Rosato, l'art director di Dynasty History New Generation, un'azienda che si occupa in maniera specialistica dell'arredo tessile per le dimore storiche. Oggi mi trovo a Borgo Stella, nel cuore di Firenze, in una realtà storica eccezionale. È uno dei nostri fornitori selezionato con molta cura, che ovviamente stamperà tutta la nostra corrispondenza, diciamo, cartacea. Mi trovo nella tipografia artistica fiorentina e sono veramente molto lieta e con grande gioia che vi voglio presentare il signor Pietro Lombardi. Signor Pietro, buonasera, sono contentissimo anch'io di poter parlare con persone veramente gentili e soprattutto di cultura. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, io le volevo proprio fare delle domande specifiche, perché vorrei tanto che lei, in base alla sua lunga carriera ovviamente in questo settore, ci raccontasse un po' della sua storia e qualche aneddoto possibilmente. No, aneddoti ce ne sarebbe moltissime, lo dico sinceramente, anche molto allegri e per il ristorante. Dunque, noi siamo partiti nel 1968, sono partito con un socio, un bravo socio, che lui faceva la parte di composizione e io la parte stampa. Poi naturalmente le cose sono andate sempre per il meglio, io ho lasciato, diciamo, la parte produttiva a livello lavoro e mi sono messo, ho fatto molto il commerciale, frequentando. I nostri clienti maggiori sono congressi dell'OIC, una ditta congressuale di primo livello, e molto attenti anche nelle forniture, perché dobbiamo sempre fare le cose perfette, indubbiamente, e ci siamo anche riusciti. E poi per gli alberghi, lavorare per gli alberghi, o sei di un certo livello o se no non c'è niente da fare. E ci siamo, proprio per lavorare con gli alberghi, abbiamo anche aumentato, diciamo, la produttività e i macchinari. Per esempio, stampiamo prodotti a caldo, cioè con oro, argento, bronzo e via discorrendo. E il rilievo chimico, che prima veniva fatto effettivamente con dei bottelli di bronzo, oggi i costi sono così elevati e poi non c'è richiesta, sinceramente. Pineda stesso ha dovuto tirare fuori la bandiera bianca, perché effettivamente, e faceva delle cose grece, c'è da dire, tanto di cappello, però ci facevano anche noi, ma avevamo un collaboratore esterno che ci aiutava ed era bravissimo, e però anche lui ha dovuto lasciare quel tipo di stampa e si è messo a fare di stampa normale. Certo, certo. Ma e ci parli un po' alle opere magari più significative a cui si è dedicato, magari con maggiore entusiasmo, e che l'hanno gratificata di più durante la sua lunga carriera? Dunque, quando aprì l'azienda io avevo 22 anni e le dico una cosa che mi è successo simpaticamente. Andai dal conte Geddes della Filicaia a chiedere se aveva bisogno di me, e appena mi vide vidi che rimase così. Poi ho saputo che sfortunatamente gli era morto un nipote giovanissimo e che somigliava a me. Ah, ecco. E questo Geddes della Filicaia veramente ci ha aiutato moltissimo all'inizio, sia io che il mio socio, perché ci ha immediatamente ci ha fatto fare le agende per la pubblicità di Natale. Insomma, è stata una persona stupenda e lo ricordo sempre con affetto, perché è stato proprio il primo buon cliente. Poi abbiamo avuto un grosso cliente che era il CIM, il Centro Italiano di Meccanografia. Siamo arrivati a fare anche 400.000 circolari con 400.000 buste per loro. Incredibile. Sì, e mi ricordo proprio una cosa simpatica, che faceva fare anche manifesti in blu scuro. E li mandava, siccome le scuole cominciavano a settembre, lui le affiggeva a luglio. I primi d'agosto erano dischiariti, perché il blu con il sole, mi chiamò e mi disse: ma qui è un contesto di arte, non contesta niente. L'unico oggetto e persona o cosa che scurisce è la pelle umana, il resto scurisce. Dice: c'ha ragione, pago e via. Bello, bello, bello. Bella, una... Sì, sì, così. Ha veramente risolto. Comunque,
Avrei tanto da raccontare, ma credo. Certo. Però io le vorrei proprio fare, diciamo, vorrei fare una riflessione, no? E una tipografia, in un certo senso, scrive la storia di una cultura. Senza dubbio. Vero. E quindi segna un po' le tappe del tempo e l'evoluzione, no? L'evoluzione soprattutto, perché in questi 50 anni l'evoluzione della tipografia è stata travolgente proprio in questi ultimi 50 anni, praticamente hanno fatto come gli altri 300 anni da Gutenberg ad oggi. Perché? Perché quando ho iniziato la tipografia noi avevamo solo tipografia, e la tipografia è intesa con caratteri mobili, caratteri di linotype e cliché. Si stampava dalla rivista, si stampava tutto in quella maniera. Negli anni 60, i primi anni 60, venne fuori l'offset. Sì. L'offset in varie maniere, prima un monocolore, cioè un colore alla volta, poi bicolore, poi quattro colori, poi adesso siamo a otto colori, una cosa esagerata. Detto questo, dopo è venuto fuori tante applicazioni alla tipografia, come vi ho spiegato prima, a parte la plastificazione, ma la stampa a rilievo, la stampa a ora a caldo, e poi ora c'è il digitale. Eh sì. Il digitale veramente ha portato questa ventata di novità che ancora non è a punto come negli Stati Uniti, perché i macchinari sono piccolini, stanno facendoli grandi ma a prezzi eccezionali, come l'abbiamo anche noi il digitale. Ed è stata un'evoluzione che io in tutti questi anni ho dovuto aggiornarmi, se ci può stare, e poi c'è mio figlio e sinceramente a delegare, un buon rematore, ottimo. E questo per quanto riguarda, diciamo, l'evoluzione tra virgolette meccanica o digitale, ma per quanto riguarda, io sono un po' curiosa nel comprendere se si è modificato un po' il galateo della scrittura, cioè una volta, questo voglio dire a livello culturale, che c'è stato un degrado nell'approccio, diciamo, letterario, no, ma anche proprio nella scrittura dei testi che vengono poi alla fine stampati e pubblicati. No, su questo non sono d'accordo. Cioè, la cultura c'era e c'è. Benissimo. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Anzi, credo che ci sia, soprattutto nei giovani, molto più, come si potrebbe dire, più piacere di scrivere. E vengono tanti giovani che fanno magari 10 libri, 20 libri, o raccontano la storia della propria famiglia. No, da questo lato no. Purtroppo però devo dire, la carenza è sulle carte intestate. Per esempio, una volta tutti avevano la loro carta intestata, ora chi la usa più? A parte se lo fanno tutti a computer da soli, ma chi la usa più? Oggi con le mail, con lo WhatsApp, come si chiama, con i messaggini, che io odio assolutamente, perché questo mi serve solo per ricevere e fare qualche foto. Certo. Sono vecchio e non ho un approccio tanto felice, purtroppo. Sì, no, ma era solo per, no, così, però per mettere l'attenzione. La cultura tanto di cappello anche oggi, anzi, forse un po' più di prima. Ma anche nei caratteri, no? Oggi notiamo anche sulle email o comunque negli approcci che è venuto un po' a cadere quella, quale posso dire? Il gusto. Sì, nel senso. Sono perfettamente d'accordo. Sì, e egregio non lo vediamo più. Vediamo... A parte diciamo le forme, diciamo, di italiano, di... Sì. È proprio anche una questione di stile, di come si imposta. Per sì, esempio, infatti, intendevo oggi, quello. Oggi fanno tutto da soli. Portano i dischetti, dice, ho fatto tutto io, portano delle cose da orribili graficamente. I testi sono buoni perché sono scritti magari da persone, però oggi si sentono tutti impaginatori, tutti tipografi, tutti. Questo c'è proprio, è scaduto, diciamo, il gusto dell'impaginato. Quello senza dubbio. Okay. Non siamo più a livelli. Che dirò di più, guardi, che negli anni 60 il gusto, c'erano pochissimi grafici, e il gusto era un po' discutibile, ma dagli anni 80 poi, ed è finito da 10 anni a questa parte. Certo.
certo. C'è stata un'evoluzione di gusto e poi c'è stata una depressione di gusto. Certo. Assolutamente. Quindi bisogna compiere uno sforzo in tal senso. Anche, bisogna insomma, aiutare queste persone quando vengono da noi. Certo. Mio figlio ha all'ufficio apposta, cioè all'ufficio, nello studio, sono lui è una grafica che aiutano proprio per questo. Ci sono, abbiamo fatto dei libri ora, abbiamo aiutato per esempio Giovanni, non mi ricordo il cognome, ma che ha fatto un libro sulla propria storia. Corsini. Sì. Giovanni Corsini, che gliel'abbiamo tutto sistemato, impaginato ed è stato molto contento. Benissimo. Poi. E per quanto riguarda diciamo il fascino di ricevere una lettera cartacea, che insomma un tempo era la normalità e in questo momento invece oggigiorno diventa quasi un lusso, comunque una cosa rarissima, sì. Secondo lei è destinata a scomparire o regge ancora questa solennità e il piacere veramente di ricevere una lettera? Regge ancora alle persone di cultura e devo dire anche dalle persone di nobili, loro sì. Noi abbiamo diversi clienti, perché qui siamo in una zona di Oltrarno, siamo dai Torriciani, ce ne sono tanti, Corsini, un sacco. Devo dire, con loro sì, gli altri, cioè anche la carta da lettere delle aziende si è ridotta a pochissimi clienti, perché pensi, e dico questo soltanto, in Italia negli anni 60 esistevano 37 aziende che facevano buste, cioè fornitori di buste. Certo. Sono tre in Italia oggi. Certo. La busta all'infuori, diciamo, della SIP, della Telecom, certo, dell'Enel, via discorrendo, certo, ne usano pochissime. Noi busta se ne fa pochissime. Certo, certo. Se ne stampa pochissime. Ma lei come vede il futuro dell'arte tipografica? Nel senso, seguirà un'ascesa, continuerà, diciamo, ad avere un ruolo importante nella società, nella cultura, o tende sempre di più a sgretolarsi in mano alla tecnologia? Quindi siamo diventati tutti molto... Beh, devo dire, già ci siamo sgretolati davanti a questa novità, però c'è un ritorno. Per esempio mi diceva un amico che vive a New York, che è ritornato la voglia di comprare il libro. Bellissimo. Perché è stato partito dall'America con questi tablet che comprano il libro a 3 euro se lo leggono, vedo anche in spiaggia, succede. Però lei mi deve dire, la soddisfazione di prendere un libro, certo, di prendere un qualsiasi libro, dargli, scusi la parola, una annusatina, perché la bellezza del libro è aprirselo, leggerlo, goderlo, certo. C'è il tatto, no? C'è il senso del tatto. Ma non c'è nessun'altra tablet che ti dà questo gusto qui. Poi, certo, naturalmente ci sono proprio questi giovanissimi, non sanno neanche cos'è questo gusto qui, però il gusto del libro io non potrei, siccome leggo molto, in casa mia, da mio figlio, mia moglie e io siamo riempiti di libri perché leggiamo continuamente, e non mi adatterei mai al tablet. Non potrebbe immaginare la sua vita senza i libri. No, nel senso, assolutamente. Che sono, diciamo, l'hanno accompagnata. È stata la nostra compagna, sì, la nostra compagna di vita. Bellissimo. E sono un po' curiosa di vedere i suoi ferri del mestiere. Perfetto. Andiamo a vederli? Ma senza dubbio. Perfetto. Cassettiere, se contengono i caratteri, che abbiamo sempre avuti, li abbiamo ancora nella parte del magazzino di là, e non lo venderemo mai, non venderemo mai questo roba, perché è la nostra storia. Certo, possiamo aprirne qualcuno? Sono i caratteri. Questo è un in corsivo di Bodoni. Qui ci sono le maiuscole, qua. Questa è una D, no? E insomma, questi caratteri me l'hanno anche, sono venuto a chiederli per comprarli. Questi sono qui, direte, vi prendo un posto, non fa niente. No, assolutamente. Per me questa è la nostra storia. Cosa vuol dire bastone nero? È un bastone nero, era un tipo di carattere.
Okay. Invece del Garamond che ha delle grazie, questo è un bastone. Ora visto che è proprio un carattere, aspetta, bastone corpo 16, corpo 20. È un carattere semplice, tondo, così. Ok. Quindi diciamo i caratteri sono le lettere stesse e anche la forma delle lettere, sì, che nel corso diciamo della sua storia sono state utilizzate via via. Queste sono tutte quando utilizzate. Quando si imposta una macchina. Fuori che del corsivo inglese che comprai a una mostra che, di una ditta che chiudeva, tedesca, e l'ho comprato tutto. Ora ce l'ho nel magazzino a casa, nel mio garage di casa. Era un carattere bellissimo, carattere il vero corsivo inglese tedesco, stupendo, però non si usa più. Certo, presumo, la riporto un attimo, diciamo, alla ora sera. Mi dovete scusare, qui sono tutte, come si può dire, no, come si può dire, sono scatole in partenza perché noi ci siamo un pochino specializzati in un libro, che se volete ve lo faccio vedere. Certo, libri certo. Muti, perché il libro muto? Perché è un diario. È un diario con questi titoli. Ispirati alle opere. Ispirati alle opere. Bellissimi. E hanno di particolarità la rilegatura a vista. Sì. E il colore. Dei fogli. Noi molto sinceramente gli spediamo, questo è l'ultimo. Questa è l'ultima collezione che esce adesso, sono 10 volumi e hanno la particolarità di, questo è a rilievo, sì, e questi sono Gaza sistemata così, stampata. Molto bello, molto bello. Quindi questi sono libri che voi praticamente spedite in tutto il mondo? In tutto il mondo, fantastico. Sinceramente in tutto il mondo. Fantastico, che meraviglia. Che meraviglia, quindi sono diari, sono oggetti da regalo, sono possono oggetti essere... da regalo che vengono sistemati così, si prende il libro, si è messo la fascetta, e dopo vengono imbustati e spediti. Libri muti, è una bellissima idea, è stata una sua idea? Di mio figlio. Di suo figlio. Di Lorenzo, sì. È bellissimo. Di Lorenzo insieme a Roberto, è un suo carissimo amico grafico, lui è un'idea, mio figlio un'altra, poi io gli ho detto anche qualche spunto anch'io, ed è venuto fuori dall'idea di due teste. Bellissimo, lei deve essere ovviamente molto orgoglioso del fatto che Lorenzo, suo figlio, stia seguendo le sue orme. Anche purtroppo vedo che questo lavoro tende un pochino a diminuire, insomma, il lavoro diminuisce. Però come vede, molte volte basta un'iniziativa, una buona idea per creare, diciamo, la soddisfazione è che quando andiamo alle fiere a New York, siamo stati a Parigi, a Londra, purtroppo quest'anno l'abbiamo fatto online e non è andato tanto bene. Così abbiamo Moby Dick, sì. Abbiamo Amaleto, sì. Metamorfosi. Fantastico, una bellissima idea. Abbiamo 19, colazione da Tiffany, abbiamo sì. 19 titoli. Ottimo. Sono tutti qua, guardi, forse sono qualcuno di più. Sì. Ma questi li vendete ovviamente anche online, quindi attraverso delle pagine. No, vendiamo soltanto a negozi specializzati. Niente, okay. Per esempio, ce l'aveva chiesto a New York, ce l'aveva chiesto per un grande magazzino, non gliel'abbiamo dato. Però okay. Abbiamo a New York... Abbiamo il Metropolita, diciamo lì al negozietto del Metropolita, e dal MoMA vendono i nostri libri. E il MoMA anche di Hong Kong. Benissimo, benissimo. Ha fatto qualche edizione dedicata ai Rotary, so che lei è il presidente? No, abbiamo fatto sì una volta un libro, che non ho qui, ma diversi anni fa. Quest'anno ho fatto io personalmente un librettino, che cos'è il Rotary, per far capire esattamente a chi non lo conosce, questa attività di bontà la chiamo io, certo. Perché il Rotary non è come dicono tutti, perché si va a pranzo, si va anche a pranzo, si sta tutti insieme ed è un piacere stare con gli amici, però il Rotary è un'altra cosa,
io per esempio, nasce come associazione benefica, senza dubbio. Polerris nacque in questa maniera. Di opere sociali. In questo momento, per esempio, noi pensiamo a chi ha bisogno. Ora, in questo periodo, perché c'è tanta gente a Firenze che ha fame. Certo. E allora si sta organizzando una, fuori un supermercato, di fare una raccolta di generi alimentari per portarla poi alla Caritas. E poi via via dare, aiutare. Abbiamo fatto ora, per sempre con la mia presidenza, abbiamo fatto per Villa Lorenzi, perché Villa Lorenzi è un posto a Firenze, una villa dove una signora, certa Zaira, prendeva i ragazzi di famiglie un po' disastrate e li va a prendere a casa, il pulmino li porta a scuola, dopo scuola li porta a mangiare da lei, li fanno il dopo scuola e li riportano a casa, perché le famiglie devono avere sempre figli, non porta via i figli dalle loro case. Però li aiuta. Li aiuta in questa maniera. Noi abbiamo comprato un trattore, perché fra le sante, perché hanno una falegnameria, insegnano ai ragazzi a fare i falegnami, il relegatore di libri, e poi gli insegnano anche a fare giardinaggio e anche da fare ortaggio. Di conseguenza il trattore ne aveva bisogno e abbiamo comprato il trattore. Fantastico, questa è una bellissima storia. Bello, complimenti. Grazie. Non sono buona. Benissimo, benissimo. Signora, io la ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di sfogarmi. No, assolutamente, io ringrazio lei davvero infinitamente, le faccio i migliori auguri per questo. Grazie, e vedrà che per il suo lavoro sarà, ci metto qualcosa in più. Grazie, davvero grazie, gentilissimo. Grazie a voi per questa intervista e se mi permette saluto chi... Certo, salutiamo e rinnoviamo l'invito a venire a trovare la tipografia artistica fiorentina qui nel cuore di Firenze, in via Borgo Stella, venire a conoscere il signor Pietro e Lorenzo, ovviamente mio figlio. Il figlio, persone veramente squisite e quindi grazie infinite signor Pietro. Grazie a lei e al suo collaboratore. Grazie. Grazie tante. A presto, alla prossima.